Un uomo, una fatica. Lui è Enrico, l'uomo col foulard al collo. Lui spinge un legno, anche se le sue mani vanno a intersecarsi con questo bastone. Fa male. Ma lui imperterrito continua la sua corsa. È il dolore. Sono le lacrime. Le sofferenze. Finché un giorno arrivò un treno e lo uccise. Abbiamo affrontato sfide impossibili. Abbiamo affrontato interi eserciti. Abbiamo attraversato fiumi e laghi. Abbiamo intervistato le genti più antipatiche del pianeta. Cosa si aspetta dal prossimo video di The Mirkes? Abbiamo esplorato i luoghi più ostili del pianeta. Ragazzi, no, dove cazzo stiamo? Guarda! Guarda! Siamo in una grotta! Aiuto! No, mi sto dando! Siamo arrivati! È stata una lunga faticata. Sto morendo. Possiamo dire... Torna dei simulators! Era un giorno come un altro nella stazione di Augusta in Germania e l'abbiamo raggiunta quest'oggi io e Acid Burner, che c'è con noi. Io sono zio Fausto. E ciao zio Fausto. Per portarvi questo nuovo fantastico episodio dei simulatori, dei suricati che fanno le cose. Allora, dicevo, era un giorno come... No. Questo è un The Simulators delle serie, non è un'altra cosa. Quest'oggi siamo arrivati fino a qui perché, come vedete, nella stazione non ci sono treni e la gente deve andare a lavorare. Perciò ci hanno chiamato con questo fantastico mezzo. Con quest'uomo che lo guiderà. Lui si chiama Enrico. Ciao Enrico. Enrico Papi? Sì, ciao Enrico Papi. Guardate Enrico. Buongiorno, Papi che lo buongiorno guida. A tutti. Sono due gocce d'acqua. Allora Enrico Papi, accendi le luci. Guardate questa meravigliosa lampada a petrolio che illuminerà il cammino. Perfetto. Tutti i passeggeri ci entreranno in questo ampio carrello. Enrico Papi, siamo pronti a partire? Beh, quando è carico, sia lei che accende il motore. E ora, con questo bellissimo lag... Bug, anzi... Partiamo. Un calo di frame rate. Che simulatore stai usando e che modello? Stiamo usando Train Simulator 2017, il nuovo simulatore. Davvero? E questo è il mezzo più veloce. Come vedete, ci mette un po' ad arrivare. Una cosa che io faccio in un quarto d'ora, voi la vedrete in 6 secondi. Attenzione, ecco il transito di Enrico Papi col suo treno che salverà il mondo. Te lo dico io! E con questa meravigliosa scena di Enrico Papi che sparisce all'orizzonte. Vi salutiamo. Grazie per averci chiamato fino a qui, fino in Germania, per aiutare le persone. Ma in realtà siamo in Azerbaijan. Non lo dire più! Ma cosa finisce così? Non puoi mica farlo così.